siamo in compagnia alla mia sinistra del presidente del Bernalda Futsal Franco Grieco e alla mia destra Salvo Murò, ala pivot del Bernalda Futsal. Iniziamo dal presidente. Presidente, una gara, siamo nel post gara di Bernalda Futsal New Taranto, bellissima, sconsigliata ai deboli di cuore, però poi alla fine è uscito fuori un salomonico 5-5 e soprattutto una reazione di grandissimo carattere da parte della formazione lucana. Beh sì, per come si è concretizzato questo pareggio, per noi vale come una vittoria, sicuramente per loro come una sconfitta. Oggi siamo stati sempre sotto dal punto di vista del risultato. Abbiamo cominciato con tre azioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare, poi un po' gli episodi, un po' forse la troppa tensione da parte nostra. Ci siamo ritrovati sempre ad inseguire. Abbiamo subito due espulsioni, quelle forse sono state un segno importante dal punto di vista del risultato finale, perché non abbiamo mai subito gol, anzi proprio in quelle occasioni siamo riusciti ad accorciare il risultato. Io nemmeno ci credevo più alla fine, invece loro sono stati molto più bravi di me questa volta. Abbiamo qui a fianco Salvo, che è il più giovane di tutti, però ha dimostrato ancora una volta di essere un leader, di essere un leone nel vero senso della parola. Ma insieme a tutti faccio un complimento a lui, perché di fronte a me però in realtà tutti hanno messo fino all'ultimo l'ultima risorsa energetica disponibile, quindi personalmente sono felicissimo così, ma consapevole che ci sono 7 partite dove non è davvero consentito sbagliare nulla. E a proposito di questo, non sbagliare nulla, Salvo, il Bernalda sembrava ormai morto, con una compagine di grandissimo valore tecnico, anche temperamentale, ben allenata. Due giocatori in meno con due espulsioni, quella di Caetano e di Fusco, e sappiamo quanto siano importanti questi due elementi per voi, ma voi avete messo magari il cuore proprio oltre l'ostacolo in un finale davvero sconsigliato ai deboli di cuore. Sì, hai ragione. Inizio col dire che complimenti a loro innanzitutto, ma soprattutto complimenti a noi, perché visto l'andamento della partita, le doppie espulsioni di Davide e di Luis, sembrava finita. Soprattutto quando hanno fatto il 5-2, cioè nessuno più ci credeva, ma noi ci abbiamo goduto fino alla fine, abbiamo fatto quello che il mister chiedeva e fortunatamente è arrivato il pari. Un'ultimissima battuta col presidente Grieco, e chissà che non ci sia anche la sorpresa finale in questo mercato ricchissimo e anche di colpi di scena per il Bernalda. Sì, diciamo che da quel punto di vista non siamo stati premiati, anzi forse sfavoriti da un comportamento di qualcuno che non è stato proprio, diciamo, leale, ci ha messo in difficoltà, però nonostante questo andiamo avanti ovviamente. Però nelle difficoltà si cresce sempre, e probabilmente si matura. Sempre, tu lo sai, la nostra prima intervista è stata dopo forse un default in casa contro il Traforo, lo ricordo come fossi ieri, però sono proprio quelle mazzate, come si dice a Bernalda, no? che ti aiutano a crescere, quindi non siamo una società strutturata, organizzata, ambiziosi, viviamo quotidianamente delle difficoltà, però le superiamo con sempre maggior vigore e voglia di arrivare in alto, ed è in questi casi che poi arrivi sfinito il giorno della partita, poi loro, il pubblico, il palacampagna sold out oggi, diciamo ti ridà la forza, le energie per ricontinuare domani ancora con maggior consapevolezza.